Oggi andiamo a realizzare insieme questo bellissimo portafogli con un utilissimo gancio per le nostre chiavi o per un pompon, un qualcosa, un ciondolo, qualcosa che vogliamo appendere. Vi mostro all'interno quanto è comodo e quanto è diciamo versatile, portatile. Qui abbiamo due comodissime portacarte, possiamo mettere il codice fiscale, il bancomat. Qui possiamo inserire il nostro cellulare, qui le nostre banconote e in più c'è una piccola chicca. Qui abbiamo una bellissima decorazione, ma che è anche utile. La possiamo utilizzare come portagettone per il carrello del supermercato. Io penso che questa sia un oggetto davvero molto bello da realizzare che vi darà grandi soddisfazioni e dal costo davvero irrisorio. Vi lascio al tutorial, vi invito ad iscrivervi al canale e attivate la campanella, mi raccomando, cosa molto importante, potete anche scaricarvi il video in una playlist delle vostre cose da realizzare. Che anche condividerlo per esempio sui vostri social. Vi lascio al video e vi saluto e ci vediamo alla prossima. L'occorrente per realizzare il nostro lavoro: una cesoia oppure delle forbici, 1 metro da sarta. 2 uncinetti, 3 e mezzo e 4. Il numero 4 ci servirà solo per la catena, la catenella iniziale. Un bottone magnetico, un ago dalla cruna larga, dei marcatori, un anello dal fianco piatto di quelli per attaccare i ganci, delle perline decorative se le avete a tinta del filato oppure a vostra scelta. Da ultimo, ma non ultimo, il filato. Questo è il filato che avete già conosciuto e che ho utilizzato per altri miei tutorial di cui vi inserisco le schede su nelle schede. È un filato lucido, molto bello, sottile, lavorabile con l'uncinetto 3,5, ma anche 3 andrebbe bene. Comunque si chiama Rowen, è prodotto dalla Tessiland in rocche da 200 grammi. Con una rocca realizziamo più di un portafogli. Penso di aver detto tutto, vi lascio al tutorial. Realizziamo con l'uncinetto numero 4 una catenella che sia lavorata in maniera molto lenta. Deve essere lunga 54 centimetri. Facciamola anche 1-2 centimetri in meno perché una volta lavorata il lavoro che otterremo risulterà almeno 1-2 centimetri più grande. Realizzata la mattonella di 54 cm, di cui io ora vi faccio solo un esempio, abbandoniamo l'uncinetto numero 4 e prendiamo l'altro, il numero 3,5. Torniamo indietro, saltiamo la prima catenella e lavoriamo tutta la base a punto basso. Per regolare la tensione, se vogliamo un lavoro più compatto, facciamo così: realizziamo il punto basso e poi tiriamo il filo. Lo sentite proprio scivolare sull'uncinetto, ottenete così un punto più stretto, più compatto.
Io li lavorerò adesso per mostrarvi in maniera normale, senza tirare la tensione del filo, perché così risulterà più chiaro il punto e il lavoro che vado a fare. Arrivati alla fine della nostra catenella, quindi lavorato l'ultimo punto, facciamo una catenella e torniamo indietro. Torniamo punto per punto, lavoriamo sempre a punto basso. Arrivati ad un certo punto del lavoro, con le misure che poi vi indicherò, dovremo accorciare la nostra area di lavoro. Come fare? Arrivati al punto in cui dobbiamo smettere di lavorare, quindi lasciare una parte senza lavorare, facciamo una catenella. Torniamo indietro e lavoriamo solo la prima parte del nostro lavoro. Così otteniamo il primo gradino. Ne dobbiamo realizzare un altro. Quindi, sempre arrivate alle dimensioni che vi indicherò, facciamo la catenella, torniamo indietro. E lavoriamo solo la parte che ci necessita. Dunque realizziamo tutti i punti fino ad arrivare al punto in cui dovremo fermarci. Realizziamo la catenella, torniamo indietro e lavoriamo il giro di ritorno. Avremo ottenuto così i gradini, che ci necessitano per la nostra realizzazione. Ecco qua. Abbiamo ottenuto i gradini, quindi è una specie di giro accorciato, cioè lavoriamo tutta la catenella, arriviamo all'altezza necessaria, ne lavoriamo soltanto una parte per la misura necessaria e torniamo indietro. Arrivate alle nostre misure, ne lavoriamo solo una parte fino al punto che vi indicherò nel tutorial e torniamo indietro. Dunque, otteniamo così questi gradini. Vi do le misure del lavoro da realizzare. Dunque, abbiamo creato la catenella di base. A me il lavoro, una volta lavorato, diciamo, dopo la lavorazione, la catenella si è allungata a 57 centimetri. Questo, come vi ho spiegato, per questo tipo di lavoro non è un problema. La prima parte, abbiamo lavorato quindi lungo tutta la catenella, fino a raggiungere 3 centimetri. Poi abbiamo lavorato soltanto sui primi 37 centimetri per un'altezza totale di 6 centimetri. Abbiamo continuato a lavorare solo su 18 centimetri per un'altezza totale di 27 centimetri. Memorizzate tutte queste misure perché in realtà il pannello è semplicissimo da fare, i gradini li fate così come vi ho mostrato. I punti da segnare. Una volta realizzata tutta l'altezza di 27 centimetri, vi segnate qui con i marcatori il punto che dalla distanza dagli angoli esterni misuri 8 centimetri, quindi da qui a qui devono essere 8 centimetri. Realizzato il pannello grande, costruiamo anche un piccolo quadrato. Io l'ho realizzato in misure, sono 3 centimetri, 5 per 4. Più o meno le misure devono essere queste. Le realizziamo sempre, lo realizziamo comunque a punto basso, così come abbiamo fatto il resto del nostro lavoro. Prendiamo la base del bottone magnetico e prendendo la parte più bassa del nostro lavoro, la prima parte, la posizioniamo al centro, dove abbiamo già messo il nostro marcatore per indicare la metà esatta di questo pezzo. Dunque, prendiamo l'ago con il filato e cuciamo questa base.
Infilo l'ago per cucire con il filo a doppio, poi prendo senza far spostare la base del cotone del bottone magnetico e partendo da dietro faccio passare l'ago in una delle farfalline laterali e chiudo il filo come vi mostro. Ecco qua. Allora, entro con l'ago. Dietro faccio rimanere la parte, l'asola che si forma, perché vi ricordate abbiamo messo il filato doppio nell'ago. Ripasso l'ago dietro e lo faccio entrare nella solina del filato e produco così un blocco naturale senza fare il nodo. Procedo a cucire questa base del bottoncino come fosse un bottone normalissimo. Nelle asole laterali faccio passare più volte l'ago e poi passo ai quattro, a tutti, in tutti e quattro gli angoli. Cucita la base del bottone magnetico, ripieghiamo questa parte sulla seconda parte, quella alta 6 centimetri. La posizioniamo per bene e con l'ago infilato, sempre con la tecnica così come vi ho mostrato, tenuto conto del centro della nostra pattina da 3 centimetri, cominciamo a cucire. Mettiamo l'ago dal dietro, prendiamo anche la pattina, quella da 6 centimetri con l'ago. E passiamo attraverso, non facciamo correre tutto il filo, ricacciamo l'ago fuori, prendiamo la solina che si forma, come vi ho mostrato precedentemente, entriamo con l'ago nella solina e tiriamo il filo. Abbiamo così bloccato la cucitura. Centro su centro, chiaramente bisogna stare attenti a non far spostare il nostro lavoro. Ora procediamo a cucire lungo il centro. Stando bene attenti a passare sotto al bottoncino con l'ago che fuoriesce lateralmente, sempre seguendo il centro. Lo facciamo uscire dall'altra parte. Stiamo attenti a non spostare il lavoro e a non spostarci dal centro. Ecco, siamo riusciti a passare attraverso tutta la parte. Vedete? E abbiamo cucito esattamente, fissando esattamente al centro. Ora fermo il filo con il solito metodo della solina. Questo è il nodo di sicurezza. E faccio passare il filato attraverso il lavoro e attraverso anche il filo stesso, in modo da essere sicura che si blocchi completamente.
abbiamo fatto anche quest'altro lavoro. Ora passiamo a cucire con il filato di lavorazione. Per cucire con il filato di lavorazione, prendiamo l'ago dalla cruna larga, facciamo passare il filato con i due capi nella cruna in modo da avere anche qui un'asola chiusa dalla parte opposta e bloccare il punto come vi ho mostrato sinora. Quindi procediamo. Noi abbiamo la patta da 3 centimetri in questa posizione poggiata sulla patta da 6, che a sua volta è poggiata sulla patta superiore. Quindi cuciamo adesso qui su questo fianco. Io parto da qui perché poi l'aggancio più per meglio dire avverrà nella parte interna, quindi passo e lascio l'asola, così con questo filato più doppio ho pensato fosse meglio, più visibile la cosa. Passo da quest'altro lato e faccio attraversare l'ago nell'asola e poi tiro e chiudo. Ecco che non ho avuto necessità di fare un nodo e sono sicura che il lavoro resterà ben cucito, ben fissato. Procedo adesso così lungo i due fianchi, quindi qui e qui. Poi ancora su quest'altro lato. Dunque, qui giù e poi da quest'altro lato. Procedo normalmente così. Qui sul fianco faccio i punti tipo filza. Quando invece poi passo qui alla base, ho le catenelle, quindi prendo le asole delle catenelle, passo attraverso la prima, la seconda e la terza fila di catenelle e mi fermo con l'ago, quindi prima, seconda e terza fila e mi chiudo. Prima, seconda e terza fila. Ecco. Controllando sempre che la posizione sia giusta. Ecco. Procedo così. A circa 18 centimetri dall'angolo, posizioniamo un marcatore sul fianco del nostro portafogli e posizioniamo il gancio giusto al centro, così, dov'è il nostro marcatore. Posizioniamo l'anello nei pressi del marcatore giusto al centro, entriamo con l'ago attraverso e cerchiamo di entrare nella lavorazione proprio sul margine esterno. Entriamo e torniamo indietro con l'ago a fissare l'asola. Possiamo così continuare a cucire tranquillamente. Tolgo il marcatore che non serve più e a questo punto passiamo sotto e sopra all'ago per fissarlo bene. Ecco qui. Vedete? Diventa anche alla fine anche una decorazione, come potete vedere. Ed ora fisso
il filo e taglio. Attraversare con l'ago tutto. Possiamo tagliare e abbiamo fissato anche il nostro anello. Ora lavoriamo sulla pasta superiore. Dobbiamo cucire la parte superiore del nostro bottone metallico. Questa patta è alta 8 centimetri, la ripieghiamo ed ecco qui, troviamo già i nostri marcatori posizionati. Questo qui bianco è il marcatore che segna il centro del nostro fianco, diciamo del laterale del nostro portafogli. Qui io ho posizionato al centro in alto dove andrà posizionato il centro del nostro bottone. Quindi io vado a togliere questo che serviva solo per mostrarvi la parte centrale. Ora posiziono il nostro bottone magnetico, ecco qui. E infilerò l'ago e lo cucirò così come ho fatto con la base. Non ci dimentichiamo del nostro quadratino che abbiamo realizzato a parte. Prendiamo le nostre quattro perline, infiliamo prima l'ago in un angolo del nostro quadrato. Con l'asola, nostra solita asola verso l'esterno del quadrato e agganciamo. Ora inseriamo l'ago verso di noi dopo aver fermato il filo, inseriamo una perlina, facciamo uscire l'ago e ripassiamo dalla parte esterna dall'altra parte e cerchiamo di far posizionare la perlina con la cucitura verso, ecco, in modo che non sia visibile. Ripetiamo questa operazione in tutti e quattro gli angoli. Abbiamo cucito anche quest'altra parte del bottoncino magnetico che, come vedete, si chiude perfettamente e lascia la cosa, diciamo, che è più importante è che una volta chiuso i lati siano perfettamente dritti. Voi questa cosa qua ancora in questo portafogli non la notate, non la riscontrate, perché io ancora non ho cucito tutti i lati. Infatti noterete che questa parte qui, la patta superiore, è piegata, sì, è posizionata, ma non è ancora cucita. Io l'ho fissata soltanto con i marcatori per farvi vedere questa cosa, cioè l'importanza di posizionare il bottoncino magnetico esattamente in corrispondenza della sua base. Non l'ho cucita ancora questa patta perché nella parte anteriore, quella che resterà a vista, quella che sarà la parte diciamo anteriore del portafogli, posizioniamo questo portagettone del carrello. Io ho verificato quale fosse il centro del lato e ho posizionato uno dei miei preziosi marcatori. Al centro del centro posizionerò il mio portagettone del carrello, ecco qua. Verrà qui, quindi sopra al bottoncino magnetico. Perché questo? Perché una volta che noi metteremo in posizione la patta superiore e chiuderemo il portafogli, questo verrà
sul davanti e farà anche da decorazione. Dunque possiamo procedere, una volta spiegato il posizionamento, possiamo procedere a cucire. Io cucirò col nostro solito metodo, con l'asola e con il filato di lavorazione. E dopo aver posizionato tutti i pezzi, quindi il gancio, il bottone, il portagettone, la base del bottone, possiamo piegare la nostra patta all'altezza di 8 centimetri in corrispondenza dei nostri marcatori e cucire questi ultimi due lati. Vi risparmio la procedura perché vi ho già mostrato più volte come fare. Ci vediamo per i saluti. Intanto vi voglio invitare, nel frattempo che cucio i laterali, ad iscrivervi al canale, mettere un bel like e attivate anche la campanella. È una buona cosa perché verrete avvisati per i miei prossimi video. Ciao!